carissime Gesù, il picco sterile che troviamo oggi nel Vangelo non era un'immagine nuova per i giudei di allora, del tempo di Gesù. L'aveva già usato Geremia. Geremia disse così: non c'è più uva nella vigna, né frutti sul fico, e fogliame è appiccito. Naturalmente è evidente, il fico sterile rappresenta il popolo di Dio. E davvero molte volte il fico sterile che non produce i frutti siamo noi. Quante volte Gesù intercede per ciascuno di noi dicendo: lascialo ancora in quest'anno finché io li zappi attorno e vi metta il concilio. La misericordia e la pazienza di Dio che abbiamo sperimentato attraverso il nostro Signore Gesù non ha i limiti. Questo tempo di Quaresima è un'occasione per noi di riconoscere che il concime che il Signore mette per produrre i frutti è la sua propria vita. Ogni giorno, attraverso il suo corpo e la sua sangue, Gesù ci nutrisce, ci invita di ritornare a Lui. Proprio per dare una risposta per questo invito di Dio, noi abbiamo fatto una strada lunga per invocare intercessione di Santo Curato d'Ars, per avere un cambiamento radicale nella nostra vita sacerdotale. Invochiamo la sua intercessione in questo momento, come nostro Padre Rettore, l'altra volta, l'ultima incontro, conferenza, lui ha detto di pregare, di diventare i preti santi, perché la nostra Chiesa vuole i sacerdoti santi, umili, puri, disponibili per la gente, soprattutto per Dio, altrimenti non si può fare. La nostra Chiesa non vuole i sacerdoti dottori con tanta sapienza, ma vuole i sacerdoti puri, disponibili di amare, di celebrare l'Eucaristia, pretendo di ricevere la forza da questa Eucaristia di servire. Forse noi non possiamo fare tutto subito un pellegrinaggio, facendo l'Ars o Lourdes o Fatima, o partecipando a un esercizio spirituale, non si può cambiare subito, ma cerchiamo di cambiare almeno una cosa. Questo Gesù vuole. Come il nostro predicatore, quello dell'esercizio spirituale, ha detto, una crescita. Come abbiamo imparato la lingua italiana? Tante volte abbiamo sbagliato, ma piano piano siamo arrivati. Ancora dobbiamo crescere. In questo momento, ascoltando il Vangelo di Gesù, ritorniamo a Lui. Ancora ci ha dato una giornata nuova. Riprendiamo la nostra strada. Forse ieri non abbiamo pregato, non abbiamo fatto carità, non abbiamo celebrato con tanta gioia la l'Eucaristia. Forse ieri abbiamo avuto un po' di rancore dentro di noi, ma dimentichiamo, tutto finito, una giornata nuova. Ringraziando, glorificando il nome del Signore, in questo momento camminiamo verso il Signore. Giriamo verso il Signore, come il fiore di girasole. Giriamo verso il nostro sole, Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Sì.